Buonasera. A una volta in più che cosa può cambiare? La canzone ha qualcosa a che vedere con l'intervista? Che ho sbagliato tante cose? Lo sbagliamo tutti, esattamente. E questo è poco ma sicuro. Emanuele Filiberto, buonasera e benvenuto. Buonasera a lei. Che belva si sente? Che... Non mi sento belva. Manco non, lei. Non mi sento belva. Posso diventarlo, a mio avviso. Quando lo diventa? Lo divento quando si attaccano le mie figlie, mia moglie, la mia famiglia, le persone che amo, le persone più in difficoltà. Ma è una leonessa. Sono più diciamo, un labrador che può diventare una tigre. Mm. Lei non ha mai visto questo programma. Io non so se è un bene o un male. Però le devo bene. Dire che sono molto felice. Ne ho sentito parlare. Grazie. Ho visto degli spunti sui social e devo dire che è uno dei rari programmi dove ho quasi insistito io non a venire a trovare. Non è vero, l'abbiamo in corsa. Allora, Emanuele Filiberto, Umberto Rezza Ciro Renato Maria di Savoia, principe di Venezia, ma non principe di Piemonte, perché il titolo poi non gliel'hanno concesso. Peccato per il Piemonte, no? Perché non me l'hanno concesso? Quando è nato suo nonno non gliel'aveva concesso. Quando sono... no, perché era ancora vivo mio nonno. Era per quello. E sì, quindi lei anche... Però mi ha concesso il titolo di principe di Venezia, che è una bellissima città. Però, ma insomma, è principe o no di Piemonte? Mica ho capito. È nostro il Piemonte? Cioè, allora, è nostro non lo so, però uno dei miei titoli sì. Lei è nipote dell'ultimo re d'Italia, da protocollo, diciamo da etichetta, se fosse ancora in vigore la monarchia, io come avrei dovuto salutarla, accoglierla? È esattamente la stessa cosa, cosa avrebbe fatto qua se il Presidente della Repubblica entrasse? Perché oggi, diciamo, i poteri l'inchino del re... Ho fatto bene, ho sbagliato, intanto... Ma lei non ha sbagliato del tutto. No, perché dico, ma è l'inchino? No. Di lei sono io che dovrei fare l'inchino. Di lei almeno il baciamano, vedi, ecco, io ho sbagliato, non ho fatto il baciamano. Vabbè, recuperiamo dopo. Lo recuperiamo dopo. Di lei hanno scritto: principe simpatico, guascone, gaffeur. Le piace come ritratto, ci sta? Ma hanno scritto tante cose e lo sai, se mi devo preoccupare di tutto quello che scrivono, poi non finisce più. Però cos'era, simpatico? Simpatico, guascone, gaffeur di natura. Ma ci va bene, perché no? Tutto questo fa l'uomo simpatico e divertente, che spero di essere, ma anche quello profondo, anche il padre di famiglia, che spero ancora di più essere. È tante cose. Poi, sai, c'è un momento per tutto. Lei è un principe senza regno e senza trono. Sinceramente, un po' questo le dispiace, le sarebbe piaciuto esercitare il titolo? Qualche volta ci avrà pensato. Se inizi a pensare a questo, non vivi più. Si inizia a pensare, se ci fosse stata la monarchia in Italia non sarei in quell'albergo ma dormirei al Quirinale. Però è umano, no? Uno dice, mannaggia se fossi nato 80 anni fa. No. E sicuramente ho vissuto molto meglio come sono io adesso che se fossi stato qualcun altro o se fosse, ci fosse stata una monarchia in Italia. Ci sarebbero state molte più regole e non avrebbe potuto dire gaffeur e guascone. E comunque non stava qua, certo. Non si non avrei potuto dire gaffeur. No, perché tutto sarebbe stato millimetrato, diciamo, molto di più. Qualche gaff non l'avrei fatta. Quindi io già mi sono un po' allargata. No, ha fatto il giusto perché sono Emanuele Filiberto. Perché e sono non qua abbiamo da... il regno per ora. Ecco. Michele Masneri sul Foglio ha scritto: nessuno pensa mai ai poveri reali senza regno, che fanno una vita spesso d'inferno. Tutti pensano che sei lì pieno di cose, di ecco, palazzi, soldi, tutto questo. Castelli. Tutto quello che diciamo abbiamo fatto e quello che mio padre ha fatto dopo il 46 e nella sua vita l'ha fatto lavorando come io ho lavorato e tuttora lavoro. Dunque ho sì un... Forse qualcosa avrete ereditato? Abbiamo ereditato ben poco, perché come lei sa lo Stato ha preso tutto quello che era privato nostro. Allora non parliamo del Quirinale, che è un palazzo istituzionale. E lo rivogliamo il Quirinale? No, non lo rivogliamo. Rivogliamo forse altre cose, il Quirinale i no. Gioielli, perché voi vi dispiace per i gioielli che stanno nel caveau della Banca d'Italia e che non vi sono mai stati restituiti, giusto?
Questo ci, sì, è un gran peccato, ma più che restituiti non sono mai stati neanche mostrati, anzi stanno morendo, ci sono le famose perle della regina Margherita. Una perla è viva, una perla se la chiudi nel buio muore e diventa polvere. Noi, la perla è come noi. Facciamo un appello per le perle. Facciamo un appello a ragionare, a vedere cosa si quanto potrebbe... Quanto varranno? Le posso chiedere, la domanda è volgare, ma quanto varranno i gioielli custoditi nel cavò? Allora, non lo so, sinceramente non lo so. C'è una valutazione di Bulgari che credo nell'80 aveva visto questo, che parlava di 6, 7, 8 milioni di euro. C'è chi dice 100, chi dice 300. Di nuovo, non è il valore, è il valore storico. Però c'hanno pure un valore. Sì, ma il valore storico.